Sì. Oh, si è aggiustata, vabbè, va. Se l'ha rotta l'altro giorno sta videocamera. Perché la videocamera, prima la videocamera era la scheda di memoria, è partita. Vabbè, oggi è venerdì 4 dicembre 2020, giusto 4 dicembre? Sì, sì. Siamo io e Mimosa, c'è Anna Viva. Siamo solo noi due. E stiamo andando sulla montagna dei Romani, che è il Monte Gennaro, la montagna principe dei Monti Lucretili. Ci vediamo oggi perché sabato e domenica è bruttissimo tempo, almeno sembra, quindi se lo famo oggi in giretto. Le rocce del Gennaro come al solito sono scivolose, pericolosissime, quindi vabbè, va, vi saluto qui, via, ci siamo più avanti. L'albero, sì, siamo arrivati al famoso candelabro, questo da è la, diciamo, l'attacco della via Cavalera, da qui in poi si entra dentro la via Cavalera che è lì, invece qua c'è un altro sentiero che evito di nominare, quindi adesso noi prendiamo la valle, sa quanto tempo faccio la valle Cavalera in salita, salita poi, una salitella che è una cazzata, quindi andiamo a farla. Ecco Mimosa lungo la via Cavalera, la valle Cavalera, bellissima ma fastidiosa perché è piena di sassi. Si vede che in antichità questo doveva essere un letto di un fiume. Guarda quanti di, poi le mattinate così sono uno spettacolo, tutti scivolosi, tocca mantenere la sinistra che c'è tipo un sentierino fatto dalle migliaia e migliaia di persone che risalgono questa valle durante l'anno. Oggi ancora non si vede nessuno in giro, ma qualcuno verrà. Ok, siamo arrivati al, siamo usciti fuori dal pezzo più brutto della Valle Cavalera, siamo al bivio destra, Pratone del Campidello, Monte Guardia, dove volete voi, sinistra, dove andiamo noi, Pratone del Monte Gennaro. Oh, sparita Mimosa, aspetta che monte. Poi faccio la foto, aspetta che arriva, e noi andiamo di qua, a sinistra al Monte Gennaro, ok. Ok, siamo alla chiesetta del Pratone. Come vedete è una chiesetta, una vecchia chiesetta abbandonata, quindi se siamo alla chiesetta siamo al Pratone. Eccoci qua, Pratone del Monte Gennaro, guardate quanto è grosso. Monte Gennaro, ora su cima, si vede la croce, c'è Anima Viva. A parte che siamo i primi, non ho incontrato nessuno. Non è manco detto che viene qualcuno, eh? Che incontriamo qualcuno dopo. Sicuramente sono sicuro che qualcuno viene perché sabato e domenica piove e quindi vengono a farsi il giretto oggi. Sono sicuro, fanno sempre così, fanno. Poi Gennaro è una zona frequentata. Quindi vedere il Pratone così vuoto mi sembra strano. Adesso noi seguiamo il sentiero, poi a un certo punto giriamo e entriamo nella zona della Troscia. Ok, veniamo da là noi. È partito, sì. Dal Pratone, quando vedete queste due file di sassi, destra e sinistra, significa che questo è il sentiero che porta sul Gennaro. È stato fatto per i runner questo, per non farli perdere. Però alla fine risulta buono pure per noi, perché sono ogni volta di starci qui a cercare l'entrata del sentiero. Invece imbocchi in mezzo a queste due file di sassi e ti porta all'imbocco del sentiero. Adesso ci facciamo la salitella finale al Gennaro, che è cortissima. Ok, ci vediamo più avanti. Eccoci qua, siamo arrivati al laghetto della Troscia, zona della Troscia, c'è il laghetto che si è formato. Questo l'estate sparisce, l'inverno si riforma e si ghiaccia. Vi faccio vedere il presepe che hanno fatto, sempre senza soffregati lometti qua, eh. Cioè i personaggi del presepe, che ogni anno poi se li rubano. Vabbè, mo ve ce porto io. Ok, questo è il laghetto, andiamo a vedere il presepe, o perlomeno quello che rimane. Ed eccolo qua il presepe, al momento ancora non si sono fregati i personaggi, eh. Siamo nella zona della Troscia, qui c'è scritto pure a che altezza stiamo, siamo alla Troscia 1105 metri. Questo è il presepe della Troscia, del Monte Gennaro, che ogni anno qualcuno viene qua e si diverte a farlo, fa bene, eh? Si frega un pupazzetto.
Poi arriva, lui mette e qualcuno ruba, lui mette e qualcuno ruba. C'è anche la stella cometa, l'angioletto, così qua, quello del laghetto, là. E il sentiero di Gennaro continua qua, ormai non manca tanto, vedi sulla vetta. Bellissimo, sotto questo faggio gigantesco, eh. Salita finale verso la vetta del Monte Gennaro, stiamo a 50 metri, non so se avete visto la croce, ecco qua. La vetta del Monte Gennaro, c'è la croce. E l'ultimo tratto è tutto su roccia, umida, bagnata, insomma, al punto giusto per scivolare. Laggiù in fondo c'è il Monte Giano ricoperto dalla neve e si vede perfettamente, è perfettamente visibile la scritta Dux, circondata dalla neve. E non dimo cazzate, è vero, da qui non riuscite a vederlo voi. E noi continuiamo qui lungo questa sassaiola che ci porta in breve tempo sulla vetta del Monte Gennaro. Ok, ci vediamo su, dai. Eccoci qua, siamo sulla vetta del Monte Gennaro, 1271 metri, la montagna preferita dai romani. Ed ecco anche Mimosa per la prima volta sul Monte Gennaro. Ah, laggiù il pratone dei Lincei, o pratone del Gennaro come lo conoscete voi, ma veramente si chiama pratone dei Lincei. Quello è Monte Flavio, quando andavamo a far Pellecchia partimo da lì. Quello è Monte Libretti, no, quello, sì, quello è Monte Libretti. Sant'Oreste, ecco laggiù. Ok, questa è la nostra vetta, 1271 metri, Monte Gennaro, Parco Nazionale Regionale dei Monti Libretti. Ok, stiamo scendendo dal Monte Gennaro. Mi sono messo il giacchetto perché in vetta ti ha un vento freddo, ma freddo una cifra. Abbiamo incontrato anche un runner che era salito da Palombara. Tutto le corse, che hanno le scarpette, quelle proprio fatte apposta per questo sto terreno qua, terreno roccioso. Mimosa alle mie spalle sta arrivando e noi qui sta ricominciando un po' di venticello, niente a confronto a quello che c'era a vetta, ma è freddo. Ok, ci vediamo più avanti. Questa è la zona dei collacchi di Monte Gennaro. Qua Mimosa ha trovato appartamentino, va. Ho trovato casa! Ah, finestrella! Attenta, scende. È più forza. È scivoloso. No, più che altro devo ritrovare appoggio. Non ho detto che quando sali è facile e a scendere non li vedi più. Trovato. Venga a vedere. Trovato. Albero cavo. Eccola qui. Ma ciao! Ok, escursione finita, Monte Gennaro. Ora so, vediamo un po', vediamo quanto ci abbiamo messo. Abbiamo messo c'ho sto orologiaccio brutto qua. 11.29, 11.30 erano le 7.47, quindi 8, ho detto lo so, 11.30, 8, 9, 10, 11, 3 ore 30, 3 ore 40, 3 ore e 40, via. Siamo stati veloci, addirittura non ha piovuto, ma a parte te rompio via, abbiamo beccato pure il sole, mo siamo tornati a Prato Favale e settimana prossima. Forse domani, il Serrapopolo dovrebbe, ma forse perché domani piove. Se non piove, se vediamo domani al Serrapopolo, se no ci vediamo la prossima settimana a Orvinio. Vi saluto e vi ringrazio, forse ciao. Abbassa la Lazio, ciao.